Come sarebbe stato il favoloso mondo di Amélie, che è uno dei film preferiti del Dottor Spoiler, se fosse stato rifatto da un allievo di Cesare Zavattini, quindi dal più grande, esatto, esponente insieme a De Sica e Rossellini del neorealismo italiano. Ebbene, sarebbe venuto fuori, ti ricordi di me? No. Punto interrogativo, cioè il secondo film di Rolando Ravello alla regia, adorabile, commedia romantica, con le patologie mentali, una favola reale però, va bene, una favola neorealista, perché Ravello fa recitare Ambra, Angiolini ed Edoardo Leo come se fossero un film drammatico, ma il film invece è una favola, alla quale credi? Perché Ambra ed Edoardo funzionano così bene nel terzo film di coppia cinematografica insieme? Perché lei è una principessa, lo è sempre stata, e lui è un uomo del popolo, e lo sarà sempre, anche se sta diventando una star. Edoardo ormai sta in tutti i film, fa anche il regista, però vederli insieme ci piace. Lei è una principessina, lui è il principe del popolo. Ottimo film.